Un focus a Corona Story 5, questo quinto appuntamento con la storia del coronavirus, la memoria dei ricordi delle sequenze di una esperienza unica che tuttora viviamo. Eravamo rimasti, ricordate, a metà giugno scorso e qui siamo al 19 giugno, quando appare uno studio dell'Istituto Superiore della Sanità in cui si fa il punto complessivo sul fenomeno coronavirus, analizzando i dati di un campione di 32.938 pazienti deceduti o positivi in questi 3 mesi, di cui oltre il 60% residenti in Lombardia. I grafici mostrano che le vittime erano in maggioranza maschi, ma il rapporto si invertiva oltre i 90 anni, dove a primeggiare erano le donne. Un dato spiegabile perché le donne sono più longeve, mentre sono di meno gli uomini ultra novantenni. Altro dato interessante, le cause dirette della morte dei pazienti. Si scopre infatti che solo una residua percentuale, il 4,2%, era morto esclusivamente per il Covid-19, mentre il 14,7% presentava almeno una patologia grave, il 21,5% altre due patologie, mentre la stragrande maggioranza, oltre il 60%, presentava tre o più patologie serie che si sono poi aggravate con il coronavirus attivo. Ma quali erano? Di gran lunga, sopra di tutte, la ipertensione arteriosa con la comparsa della polmonite da Covid, che peggiora drasticamente il quadro clinico. A seguire il diabete mellito tipo 2, mentre al terzo posto i cardiopatici ischemici o comunque patologie legate al cuore. Quali i sintomi più comuni nei pazienti affetti da Covid? Febbre, dispnea e tosse. Il 5,7% delle persone però non presentava alcun sintomo al momento del ricovero. E a questo punto apriamo una piccola parentesi per fare il punto ad oggi sulle morti dei contagiati. A giugno, ricordate, l'abbiamo detto poco fa, era soltanto il 4,2% che era morto per Covid. L'ultimo dato, quello del 4 ottobre scorso, riferito a settembre, su 35.563 decessi, relativo, vedete nella computer grafica, alle morti solo da Covid, nella riga 0 patologie, vedete, è ancora sceso dal 4,2 al 3,8, vedete all'estrema destra, mentre le morti di contagiati con una patologia sono stati il 13,6 del totale. Salgono al 20,1 per i contagiati con due patologie, per impennarsi, vedete, al 62,6% se i contagiati avevano tre o più patologie. Quindi quando diciamo, leggiamo sui giornali morti per Covid, come anche nel caso della morte del papà di Totti, è un'espressione sbagliata, impropria, cioè errata completamente, perché il 98% di chi purtroppo perde la vita è ascrivibile ad altre malattie, come nel caso appunto del papà di Totti, che non è morto certo per Covid, ma perché era un cardiopatico forte. E con la storia del coronavirus, siamo arrivati a luglio, al 20 luglio, quando arrivano le ultime notizie sulle mascherine, diventate un po' il prodotto più gettonato del nostro abbigliamento nuovo, rivoluzionato dalla pandemia. E con le mascherine in particolare, le mascherine che diventano high-tech, con tre progetti di aziende italiane. La seconda generazione di mascherine, quelle che arrivano dopo la fase 1 e i relativi problemi di approvvigionamento e scorte e cambiano pelle. Sono prodotti tecnologici, frutto di percorsi di ricerca pensati per individuare caratteristiche tecniche che uniscano funzionalità e praticità all'innovazione. Sono articoli alternativi alle classiche mascherine chirurgiche o FFP2, ma che garantiscono lo stesso grado di protezione personale dal virus e dai pollini, smog, batteri, così da poter usare anche quando l'emergenza sanitaria, speriamo, sarà rientrata del tutto. 2 anni fa si iniziò a progettare Narvalo Urban Mask, maschera FFP3 100% italiana. È stata pensata antivirus e antibatteri ancora prima della pandemia, ideata con il maggior livello possibile. Con il Covid-19 è parso chiaro che potesse essere venduta anche per proteggere da questo nuovo virus. La sfida è stata quella di portare e riadattare un prodotto nato per l'industria con una serie di attenzioni anche al comfort, come si vede in questo caso, e l'estetica, il design. Può filtrare il 99,9% degli agenti inquinanti, oltre ai batteri, polveri, virus trasmissibili attraverso l'aria mediante goccioline o particelle di aerosol. Accanto alla mascherina, Narvalo ha creato poi un'app,
funziona con il GPS dello smartphone e monitora la qualità dell'aria respirata durante il proprio tragitto, mostrando la differenza dell'aria che si respira con o senza la maschera. Per la fine di quest'anno è previsto poi il rilascio di una nuova versione della maschera con una valvola elettronica dotata di una ventola di estrazione intelligente e di sensoristica. La maschera diventerà così un dispositivo connesso per seguire i dati come la temperatura, l'umidità in maschera. La pattern poi, ecco vedete qui l'operatrice che digita lo smartphone proprio per fare le cose che abbiamo detto poco fa. L'altra azienda, la Pattern, ha creato e-mask, una mascherina composta da un tessuto lavabile e da un filtro in tessuto non tessuto. C'è stata subito la volontà di sviluppare un prodotto che fosse riutilizzabile e quindi sostenibile. La ricerca sui tessuti, svolta quotidianamente, ha permesso di portare avanti il progetto in tempi veloci, mentre il filtro che impieghiamo è stato tra i primi 10 filtri TNT, cioè tessuto non tessuto certificato dal Politecnico di Milano. Infine, la mascherina al grafene della Directa Plus, un'azienda lombarda quotata alla Borsa di Londra. Negli scorsi mesi ha messo a punto G Plus Go Mask, una mascherina al grafene con proprietà antibatteriche, antistatiche e di conduzione del calore. Significa che può disperdere il calore in eccesso ed è facile da sanificare. Il grafene, per sua natura, agisce con un effetto barriera, molto probabilmente ha anche proprietà antivirali, in più conduce il calore, eccola qui la mascherina in grafene, permettendo di creare dispersione termica e quindi di sterilizzare la stessa mascherina. La ditta ha testato 1801 materiali prima di optare per un jersey traspirante sul quale viene applicata una stampa al grafene. Per il modello in cotone è stata poi progettata una nuova tecnologia, l'impregnazione con il grafene. Il colore è trattato con acqua e grafene che così penetra all'interno della flora. Infine il filtro che viene inserito nella tasca della mascherina dà una durata di 16 ore ottenuta attraverso un rivestimento totale di grafene. È traspirante, in grado di filtrare i batteri al 95%. Finita l'emergenza, le mascherine restano un dispositivo per proteggersi dall'inquinamento, per esempio da indossare sotto il casco da motociclisti o per proteggersi dal freddo, o anche come complemento al casco da sci. Le sperimentazioni sulla filtrazione dell'aria rappresentano il primo passo delle aziende per specializzarsi anche nella depurazione dell'aria. E siamo sempre con Corona Story 5. Dopo qualche giorno, il 22 luglio scorso, arrivano notizie promettenti dalla prima sperimentazione del vaccino inglese di Oxford su 1077 volontari. Nel 90% di loro una dose del vaccino aveva provocato, sino al 56° giorno dello studio, la produzione di anticorpi specifici, così come di linfociti T, le cosiddette cellule T, che sono particolarmente efficaci nella lotta contro il Covid, in quanto sono in grado di attaccare i patogeni e distruggerli. Nel gruppo di 10 candidati, cui erano state somministrate due dosi del vaccino Oxford, la risposta immunitaria risultava particolarmente marcata. Lo studio nel frattempo continuava ed il vaccino era già alla terza fase della sperimentazione con volontari in Gran Bretagna, ma anche in Brasile, in Sudafrica e negli Stati Uniti, paesi dove il virus è più attivo e dove è stato più facilmente possibile monitorare la proprietà di difesa contro il Covid. Ed il vaccino Oxford, infatti, è quello che forse precede un po' tutti gli altri e forse sarà quello che probabilmente arriverà per primo proprio nelle ASL, negli studi di medici di famiglia. Siamo al 24 luglio scorso, quando dal Canada e dall'India arrivano due studi su come e dove viaggia il virus nell'aria. Uno starnuto o un colpo di tosse gli mettono il turbolo, gli mettono la velocità. Se poi il clima intorno è freddo e umido, spadroneggia più a lungo, questo lo sappiamo. È così che un team internazionale di ingegneri, studiando la fisica delle goccioline respiratorie, veicolo a bordo del quale viaggia il virus, ha scoperto che alcune di queste goccioline, a seconda delle condizioni meteo, viaggiano fino a una distanza dalla fonte che va dai 2,4 a quasi 4 metri, senza nemmeno tener conto del vento. Morale, senza mascherine, la distanza sociale di 1-2 metri potrebbe non essere sufficiente. La missione degli autori del lavoro della San Diego Jacobs School of Engineering dell'Università di Toronto e dell'Indian Institute of Science di Bangalore, in India, è stata pubblicata sulla rivista Physics of Fluids.
indovinare per tempo le mosse di SARS-CoV-2, conoscendo la sua velocità di crociera, le distanze che potrà percorrere, la sua resistenza a determinate condizioni ambientali, arrivare a predire con quante persone entrerà in rotta di collisione, come e quanto colpirà. Il loro modello, nato per capire il ruolo dell'aerosol che si produce quando respiriamo, è il primo basato su un approccio che si usa per studiare le reazioni chimiche. Si chiama teoria del tasso di collisione, esamina i tassi di interazione e di collisione di una nuvola di gocciolina espirata da una persona infetta con persone sane, quanto lontano e velocemente si diffondono le goccioline e quanto durano. Fra gli esperti che i ricercatori hanno scoperto c'è dunque l'effetto clima. Ad una temperatura di 35 gradi con 40% di umidità, una gocciolina può spostarsi di quasi 2,5 metri, ma a 5 gradi e con l'80% di umidità la distanza che è in grado di coprire sale a 3,6 metri. Anche la dimensione conta. Le goccioline da 14 a 48 micron presentano un rischio maggiore perché impiegano più tempo a evaporare e percorrono distanze maggiori. Le goccioline più piccole rispetto a questa forbice evaporano in una frazione di secondo, mentre le più grandi si depositano rapidamente sul terreno a causa del loro peso. Ma un altro mistero non ancora svelato del Covid è come fa ad infettare le cellule con tale velocità, sfuggendo a qualsiasi tipo di monitoraggio. Ebbene, il 27 luglio scorso, dagli Stati Uniti, arriva la notizia di uno studio su un enzima chiamato NSP16, che consente al Covid di sfuggire al nostro sistema immunitario quando infetta le cellule. E la conferma arriva anche dai laboratori dell'Università del Texas, dove è stata documentata la struttura di un enzima fondamentale perché il virus riesca a replicarsi nelle cellule del nostro organismo, sfuggendo al controllo del nostro sistema immunitario. Una scoperta pubblicata sulle pagine di Nature Communication, che in futuro permetterà di sviluppare nuovi farmaci con cui impedire al virus di eludere le nostre difese immunitarie e quindi di infettare le cellule e propagarsi nell'organismo. L'enzima in questione quindi si chiama NSP16 e durante l'infezione di una cellula è responsabile della creazione di un particolare rivestimento, o come si dice cap in inglese, all'estremità dei filamenti di RNA messaggero del virus. Un'operazione all'apparenza innocua, qui vedete la notizia che noi abbiamo preso e pubblicato su Nature Communication, che risulta però vitale questa operazione per permettere al virus di replicarsi. Come tutti i virus, anche SARS-CoV-2 deve sfruttare i macchinari molecolari delle nostre cellule, facendo in modo che producano le proteine codificate dal suo materiale genetico, così da assemblare inconsapevolmente nuovi virus che andranno ad infettare nuove cellule, propagando quindi l'infezione. Nel caso specifico, trattandosi di un virus a RNA, al pari del virus dell'influenza, SARS-CoV-2 non inietta il suo materiale genetico nel nucleo della cellula, come accade con i virus più tradizionali, ma fa in modo che i ribosomi utilizzino direttamente il suo RNA messaggero come stampo per produrre le proteine che gli servono. Un'insidia, come quindi si può capire, sottile, micidiale, ecco la capacità di diffusione straordinaria del Covid-19. Le cellule però hanno i propri meccanismi di difesa e se riconoscono dei frammenti di RNA come estranei, li eliminano prontamente. Per questo SARS-CoV-2 deve camuffare il proprio RNA in modo che assomigli in tutto e per tutto a quello prodotto dalle cellule umane. E un particolare fondamentale è proprio questo rivestimento posto all'estremità del suo RNA, una firma inconfondibile di un filamento maturo prodotto dalle cellule. Non avendolo di suo, l'RNA messaggero che fa? Quello del coronavirus, deve procurarsene uno per passare inosservato, è furbo insomma. E nel caso di SARS-CoV-2 è l'enzima proprio, come abbiamo detto, NSP16, ad occuparsene. Insomma, una specie di camuffamento, un travestimento. Con quale effetto? Che grazie alle modifiche apportate da questo NSP16, l'RNA del virus viene considerato dalla nostra cellula alla stregua del proprio, invece di essere riconosciuto come un materiale genetico estraneo. Vista l'importanza nelle strategie di infezione,
infezione del Covid. L'enzima è considerato da tempo un ottimo target per lo sviluppo di nuovi farmaci che permettono al nostro sistema immunitario di identificare più facilmente il virus e debellare l'infezione. Fino ad oggi però non si conosceva ancora a fondo la sua struttura tridimensionale, un'informazione preziosa per poter creare una molecola in grado di bloccarne il funzionamento. I ricercatori hanno infatti individuato anche una molecola che sembrerebbe perfetta per inibire l'azione dell'enzima, l'adenosina, un nucleoside che partecipa a moltissimi processi biochimici ed è anche utilizzata da tempo come farmaco, in particolare nella diagnostica di alcuni problemi cardiocircolatori. La speranza quindi è che con future ricerche, speriamo imminenti, l'adenosina si confermi in grado di bloccare l'attività di questo maledetto NSP16 e che questo permette al sistema immunitario nostro di riconoscere ed eliminare il virus quando entra all'interno delle cellule. E siamo proprio nel periodo del caldo estivo. In questo periodo sembrano arrivare le notizie più interessanti, come quella del 6 agosto scorso, quando arriva la notizia secondo cui basterà una iniezione sottocutanea per guarire dal Covid ed essere protetti per 6 mesi. È la promessa che fanno ancora gli scienziati italiani del Mad Lab di Siena, Monoclonal Antibody Discovery, che stanno lavorando a fondo per scovare gli anticorpi. Li cercano con i test sierologici, li studiano per conoscere più a fondo la malattia, sono il punto di arrivo, insomma, dei vaccini, ma possono rappresentare anche una cura molto efficace, cioè dopo che la malattia si è presa, sotto forma di un cocktail di anticorpi monoclonali, come avviene già da tempo per alcuni tumori e malattie infettive. Sembrano che siano stati questi ad essere stati usati per Trump, ma anche per Berlusconi. Il team di ricercatori ha individuato 3 anticorpi estremamente potenti contro SARS-CoV-2. Sono stati scelti tra 450 in grado di contrastare il coronavirus, ma la gran parte con un effetto limitato. Solo uno, insomma, toccherà il traguardo e sarà trasformato in farmaco. Un risultato importante, frutto di mesi di fatica. Hanno analizzato il sangue di 15 pazienti che sono stati ricoverati per Covid all'Istituto di Spallanzani di Roma o nell'azienda ospedaliera universitaria senese, oggi convalescenti o praticamente guariti. L'obiettivo adesso è produrre un farmaco dal migliore di questi 3 anticorpi che possa far guarire i pazienti, tutti i pazienti ovviamente, non solo quelli importanti, tutti quanti noi che eventualmente siamo positivi al coronavirus, in pochi giorni con una dose da 1 millilitro che si può assumere anche a casa. L'obiettivo è avviare entro la fine del 2020 i test sull'uomo. Gli anticorpi monoclonali umani sono farmaci efficaci che vanno diretti contro il virus senza interagire con l'organismo del paziente. E ci proiettiamo al 7 agosto, quando il mondo comincia a interrogarsi sui perché dell'andamento fortemente diverso del contagio, ricordate, ad agosto, tra l'Italia e il resto del mondo. Luglio, ricordiamolo, è stato un mese orribile in termini di pandemia, ed agosto non da meno, si è toccata quasi 18 milioni di contagi in tutto il mondo, per un totale di quasi 700.000 decessi. Il virus ha colpito particolarmente duro negli Stati Uniti e in Brasile. Negli ultimi giorni i casi erano tornati a salire anche in paesi europei in cui la situazione sembrava essere sotto controllo. A destare particolare preoccupazione all'epoca, in agosto, la Francia, la Spagna, la Germania, il Regno Unito, i paesi balcanici, ma anche oggi è così. Di contro, in Italia le cose ad agosto erano andate un po' meglio, senza quella impennata dei contagi, con un ordine di grandezza delle centinaia per giorno. Ed è venuto allora, veniva spontaneo chiedersi quale fosse il motivo e soprattutto se e quando c'era il rischio che i numeri tornassero a salire. E partendo dai dati di quei giorni di agosto, secondo l'indagine di sieroprevalenza dell'Istat e del Ministero della Salute, in Italia circa 1,5 milioni di persone erano entrate in contatto con il coronavirus. In altre parole, circa il 2,5% della popolazione, con grandi differenze regionali. Ma cosa stava succedendo? Perché il coronavirus era tornato a furoreggiare altrove, ma non da noi in Italia ad agosto? I virologi spiegavano che poteva essere collegata alla diversa tempistica dell'arrivo della pandemia in Italia, nel resto d'Europa e nel mondo. Eravamo state, insomma, tra le prime nazioni a introdurre un regime di lockdown molto rigido, proprio perché tra le prime nazioni ad essere colpite dalla pandemia. E dopodiché ci avevano seguite tutte le altre. Il lockdown, insomma, era iniziato in momenti diversi, ma sollevato più o meno contemporaneamente ovunque. Poteva anche dipendere dal fatto che
che quando un po' in tutta Europa era stato allentato il lockdown, le epidemie nazionali si trovavano a livelli diversi di maturazione. In Italia il virus era arrivato prima, a giugno, l'incendio era stato spento, con maggiore efficacia da noi rispetto che altrove. In quei paesi c'erano molto probabilmente ancora tanti portatori in giro quando si è riaperto tutto. Forse proprio per questo ha avuto ragione Paul Krugman, premio Nobel 2008 per l'economia, quando su New York Times ha scritto i motivi per cui l'amministrazione Trump è riuscita a fallire così completamente nel rispondere al coronavirus, esaltando l'impresa dell'Italia. L'Italia, scriveva il Nobel, è stata la prima nazione occidentale a subire una grande ondata di infezioni. Gli ospedali ne sono stati sopraffatti all'inizio, il bilancio delle vittime iniziali è stato terribile. Tuttavia, i casi, raggiunto il picco, alcune settimane dopo hanno iniziato un forte declino ed i funzionari della Casa Bianca erano apparentemente fiduciosi che l'America avrebbe seguito una strada simile, ma non è stato così. I casi negli Stati Uniti sono cresciuti per un paio di mesi, poi hanno iniziato a salire rapidamente e i tassi di mortalità sono seguiti in ritardo.